Presidio sotto la prefettura Teramo di una rappresentanza di giovani africani aderenti all'USB, Unione Sindacale di Base, per chiedere migliori condizioni di vita. Con lo slogan "Non sulla nostra pelle", queste persone chiedono una casa, un lavoro, diritti e soprattutto documenti per tutte e tutti. Non sulla nostra pelle, come abbiamo detto, quella è il nostro slogan che noi diciamo: tocca a uno, tocca a tutti. Non sulla nostra pelle, perché nel questo paese i lavoratori più sfruttati sono noi immigranti. Non dirò che noi neri, ma noi immigranti. Allora l'immigrazione mica che solo noi che siamo immigranti, ci sono i tunisini, gli africani, tanta roba. Allora però abbiamo anche il diritto di essere rispettati, perché noi contribuiamo allo sviluppo di questo paese. Oltre a questo, anche la preoccupazione che il decreto Cutro produca altre morti in mare e che l'eliminazione della protezione speciale porti a una crescita delle presenze di stranieri in posizione irregolare. Oggi noi viviamo una vita debole, perché se vedi oggi in Italia i lavoratori più sfruttati sono noi immigranti. Non abbiamo il permesso di soggiorno, non abbiamo anche una casa. Allora abbiamo il diritto come tutti gli altri per avere un lavoro, i salari uguali e il lavoro uguali. La casa noi abbiamo anche il diritto di avere. Ci sono alcuni ragazzi tra di noi che lavorano senza il permesso di soggiorno, che lavorano in nero. Allora noi siamo qui oggi per gridare, per farci sentire che basta questa cosa. Siamo scesi in piazza, spiega un manifestante, perché sia garantito il rispetto dei diritti umani, non solo dei cittadini italiani, ma di tutti. Infatti, molti stranieri non vengono considerati cittadini. Non ci fermeremo mai, non ci fermeremo mai, anche se noi dobbiamo dormire qui, siamo pronti a dormire qui. Abbiamo portato tutte le robe per dormire qui. Il governo deve dare una risposta, anche subito. Perché non riesco a capire, la guerra come quello che ho detto prima, l'Africa sta in guerra da 60 anni, allora la guerra in Ucraina ha iniziato ormai 2 anni fa, ma non riesco a capire quando gli ucraini vanno in questura, loro hanno il diritto al permesso di soggiorno, ma noi come no?